questa conferenza stampa di presentazione di quello che definirei un progetto che speriamo si riveli grande di Satyagraha per la giustizia, lo Stato di diritto e la democrazia nel nostro paese. Un'iniziativa che vogliamo costruire perché duri e sia duratura nel tempo e che è in appoggio anche dell'iniziativa non violenta di sciopero della fame avviata dalla mezzanotte del 24 marzo, appunto come primo avvio di questo progetto. Io proprio su questo, anche per avere i dati delle adesioni a questa iniziativa, do ora la parola a Rita Bernardini. Grazie Elisabetta, ma questa conferenza stampa può sembrare in questo momento, vista la sede dove si tiene, presso la Camera dei Deputati, può sembrare estranea a tutto quello che sta succedendo magari a pochi metri da qua. Abbiamo saputo, abbiamo avuto delle voci sulle dimissioni del ministro Terzi, Scontrinato, eccetera, ma riteniamo che invece il tema e gli obiettivi che vogliamo affrontare in questa conferenza stampa ci siano tutti. Le parole che ha usato Elisabetta Zamparutti sono democrazia, Stato di diritto, libertà, condizioni della giustizia nel nostro paese. L'idea di questo Satyagraha è nata da Marco Mannella, che ha iniziato, avviato uno sciopero della fame già dal 20 marzo scorso, poi ha preso corpo via via, precisandosi durante i lavori del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, che si è tenuto nel fine settimana, e abbiamo visto che via via i membri del Comitato Nazionale, quelli della direzione, gli ex deputati radicali che sono membri di diritto di questo comitato, via via hanno, si sono uniti a quest'idea di cinque giorni di non violenza, di Satyagraha, di sciopero della fame e non solo. Dobbiamo dire che la risposta, oltre che dai radicali, li troveremo per esempio, anche se non è presente in questa sala, anche per ragioni di salute, e per questo merita ancora di più l'attenzione di noi tutti, a partire dal segretario d'onore del Partito Radicale, Sergio Stanzani, che nonostante le condizioni di salute ha deciso di partecipare a questa azione non violenta. Abbiamo i già parlamentari anche qui presenti in questa conferenza stampa, Maurizio Turco, Marco Beltrandi, Maria Antonietta Farina Coscioni, il tesoriere dei Radicali Italiani, ed Elisabetta Zamparutti, che è qui vicino a me, il tesoriere di Radicali Italiani Michele De Lucia, il segretario Mario Staderini, poi abbiamo già deputato della Rosa Montpugno e segretario di Nessuno Tocchi Caino Sergio Delia, c'è anche Matteo Angioli in questa conferenza stampa che fa parte del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Le notizie di altri cittadini, soprattutto familiari di detenuti o comunque appartenenti alla comunità penitenziaria che si sono uniti, che si stanno unendo in queste ore, ci portano ad un totale di 237 cittadini. È possibile aderire collegandosi con il sito radicali.it e riempiendo una scheda, diciamo. Notizie ci arrivano anche dalle carceri, il sistema per ricevere le adesioni dalle carceri è diciamo così non molto veloce,
Riccardo Arena ci ha detto che al momento ha avuto notizie dal carcere di Paola, dove quasi tutti i detenuti, ne mancano veramente poche unità, insomma 230 detenuti stanno in sciopero della fame dalla mezzanotte di domenica scorsa per 5 giorni fino al venerdì santo. Lo stesso avviene dal carcere di Tormezzo con 100 detenuti, non sappiamo il numero esatto, ma anche da Santa Maria Capodevetere, da Regina Coeli e da Porto Azzurro, cittadini detenuti stanno portando avanti questa iniziativa. Entro stasera, siccome il TAP rileva il numero dei detenuti che sono in sciopero della fame, perché è una comunicazione che va data immediatamente al Dipartimento, Riccardo Arena sta cercando di sapere se miracolosamente la notizia di questa iniziativa in corso sia stata recepita dalle carceri e accolta, come abbiamo detto, per le carceri che abbiamo citato. Quindi questo è al momento la situazione, che preciseremo meglio questa sera nella trasmissione di Radio Carcere, che va in onda tutti i martedì alle ore 21. Grazie Rita, io saluto in sala anche l'onorevole del Partito Democratico Walter Verini, che ringrazio di essere presente, e do la parola a Marco Pannella. Grazie. Dunque dobbiamo annunciare e approfondire, se possibile, se vi saranno soprattutto curiosità o interesse o domande da parte dei colleghi e giornalisti qui presenti. Avremo modo, abbiamo molto da dire e da raccontare, ma anche dobbiamo tenere presente. Per non essere dei biascicanti liturgie nelle quali si ritiene a volte ipocritamente di essere fedeli, praticanti, sappiamo che io da tempo esprimo ai colleghi giornalisti che eventualmente scriveranno dei pezzi per i loro giornali, a priori tutta la mia solidarietà, perché troveranno che per intercorsi motivi di spazio, per tante altre cose, diciamo, lo spazio per inserire risposte, quando noi siamo qui, e domande, è uno spazio che, per carità, non è con dolo, nemmeno con colpa, ma oggettivamente lo spazio è uno spazio in tempi di lavoro. E anche vi sono, come dire, in ogni regime, tranne in quelli democratici, sempre gli elenchi dei titolari del diritto di manifestare le proprie idee e di conseguenza il diritto del popolo democratico e sovrano di conoscerle e giudicarle, accusarle e sanzionarle. Allora siamo quindi oggi a precisare, annunciare le ragioni di un sacrificio che speriamo meritare successivamente di poter essere evocato fra i tanti come il grande sacrificio del 2013. Faremo il possibile, credo che questo lo meriti, ma viviamo in una situazione nella quale possiamo augurarci che non solo il giornalismo riesca a giustificare e a premiare la scelta di chi sceglie questa professione, cosa che, malgrado, grazie all'ordine, qui in Italia c'è una piccola questione, che tutto quello che sta di ordine, poi se lo traduce ordine con la maiuscola,
là scritto con la D maiuscola, disordine imperante. Quello che rige qui da noi è il disordine, non è solo perché adesso il povero governo che sta spiegando perché quello, il ministro si è dimesso, quell'altro ha dichiarato che invece quello ha fatto male di Lepe, di Paola. È questa realtà. Abbiamo uno Stato che può iscriversi nella storia tardiva del, diciamo, tardiva e ripescata quasi, del secolo XX, che è storia nelle quali le utopie dei welfare senza diritto e senza libertà, che fossero fasciste, naziste, comuniste, cattoliche. È stato il secolo, ha avuto le sue realizzazioni, il secolo nel quale forse si può fare tutto, il bisogno di assicurare giustizia, libertà, di assicurare i loro valori costitutivi, appunto, da una parte assumendo il welfare e dall'altra negando diritto e libertà a livello culturale e strutturale. Oggi i sudditi italiani non hanno, abbiamo documentato scientificamente come gli italianofoni residenti sul nostro territorio, ma anche quelli che possono seguire i programmi televisivi all'estero, hanno visto e vengono sempre più sottratta la loro capacità, il loro diritto di conoscere per giudicare, di conoscere per scegliere, di conoscere per partecipare civilmente a formarsi della loro vita e della loro nazione, del loro stato, è ridotta in eterno. Noi abbiamo cifre allucinanti, dai quali però si può capire chi magari fra un anno o due sarà voce opposta al nostro paese. E sono iscritti chiaramente da che cosa? Dal fatto che i cittadini italiani sono informati, informatissimi, fino alla nauta, dalla litigiosità, dalle liti, dei soci partitocratici che, come accade, non solo in quelle di malaffare, accade che se c'è, se si è soci di un'impresa, si litiga poi a volte non solo sui bilanci ma anche sulla condizione dei debiti, sulla debita delle passività, o addirittura sulla spartizione del potere. E questo noi riusciamo a vivere, il popolo italiano vive, è stato a trovare da un collega, non vecchio tanto quanto me, anche professionalmente, questo grillo di tutti quanti il finanziamento pubblico. Bisognerebbe andare a prendere allora i media italiani, già allora, c'erano delle eccezioni, questo giro a Roma, con il giro a Milano, era importante, che si sono totalmente persi. Ma su tutti i problemi abbiamo scontro di divorzio, obiezioni di coscienza, problemi socio-economici che temevamo, il debito pubblico, gli italiani non hanno mai allora potuto scegliere tra quelle cose che adesso ripetono tutti, che prima dicevamo da soli contro l'unanimità del potere vigente nel nostro paese, con la cultura, con le associazioni, eccetera. E quindi siamo qui oggi con una sola richiesta, articolata, ma nella sostanza, una richiesta che corrisponde a un obbligo, non a un dovere, oggettivamente ha un obbligo in senso giuridico, legale,
l'obbligo per chiunque, privato o pubblico, cittadino, istituzione potente o meno, quello di interrompere la flagranza di comportamenti delittuosi, di comportamenti innegabilmente, soprattutto innegati, di carattere criminale. Cioè noi in Italia sono più di 30 anni dal 1980 che le giurisdizioni nostre di riferimento, parlo non solo per il secondo vecchio diritto criminale, diritto penale, eccetera, già allora si riconoscevano giurisdizioni superiori a quella nazionale, ma la forza delle condanne, deplorazioni, ingiunzioni ultimate, di cui almeno dal 1980 lo Stato italiano è oggetto e soggetto di questa situazione, e credo di una gravità tale che può darsi non accadrà tra 50 anni. E ancora adesso poi ci si domanda, ma come i cittadini tedeschi già potevano essere quelli buoni? C'erano quelli criminali, e c'erano quelli vivi, quelli che poi no, erano in realtà quelli che non sapevano. Non è vero, era una colpa molto alta, infatti eravamo in condizione di scegliere il presidio molto spesso intellettuali, minoranza tra gli intellettuali che però potevano conoscere meglio la realtà in corso, percorsa anche magari con l'aiuto di stampa, di stampa non tedesca. Ma oggi quanti sanno, quanti trattano il fatto che noi abbiamo una comunità penitenziaria, per esempio, che in tutte le sue componenti si trova manifestamente a vivere una condizione particolare. Sono luoghi dove impera lo strumento tortura, ma non ci sono i torturatori, a volte sono i secondini, e devo dire, incarcerati, molto spesso non lo dicono più in questo modo. Torturatore lo Stato, noi abbiamo la tortura di Stato, perché la violazione dei minimi diritti, anche nostri, le nostre leggi, si dice l'affollamento, no? Vabbè, certo, adesso le belle anime, certo, che peccato, non ci dovrebbero essere, bisognerebbe fare nuove carceri. Magari, visto che in Italia, come è noto, il regime che connota la storia dello Stato italiano negli ultimi 50 anni, quando ci sono imprese pubbliche, grandi iniziative, poi si va solo a informarsi di quel tema della percentuale di corruzione che ha motivato la scelta di quelle gare o di quei programmi, l'Aquila e via dicendo. Quindi a questo punto noi siamo qui per dar corpo alla non violenza, ma per dar corpo, non so, io spero che il Presidente della Repubblica un tempo, fra poco o molto, anche già adesso, comprenda che cerchiamo con non violenza di fare quello che lui, per la sua storia, la sua cultura e tante altre cose, dovrebbe teoricamente in astratto fare come garante del diritto, non come arbitro, deve parlare chiaro, come Lenone, quelli che pensano che deve essere arbitro, quindi Lenone fra le forze politiche, economiche ed altro, e noi cerchiamo nei suoi confronti, per primo, di fare in modo di trasmettere l'energia che, come noto, viene considerata immateriale, ma insomma no, esiste l'energia,
di trasmettere in lui l'energia necessaria per rispettare la sua propria legalità. Abbiamo avuto occasione di spiegarlo in questi decenni all'opinione pubblica italiana. Guardate, ancora il 2 agosto dell'anno scorso l'autorità Garante ha, mi dispiace non averne la fotocopia, ha un ordine, è molto bello, premesso 4 pagine, 105, poi il solito, ordina, cosa ordina? Ordina che da settembre, entro il quadrimestre del 2 agosto, settembre e dicembre, il servizio pubblico, ma poi in realtà la cosa si estendeva, no, formalmente, alla TV, ma a tutti coloro che potessero potesse riconosciuto una quale dovere deontologico, alla verità, alla realtà dell'informazione. Ordinava entro settembre-dicembre assicurare la trattazione delle iniziative intraprese dal radicale sul sovraffollamento delle carceri in programmi di approfondimento che per congrua durata e orario di programmazione risultano maggiormente idonei, quindi massimo accordo proprio queste cose, no? A concorrere adeguatamente, perché a concorrere, qui dico adeguatamente, alla formazione che si tratta, non so, al rafforzamento, alla formazione di un'opinione pubblica consapevole. Questi ordini, evidentemente, se danno un ultimatum 4 mesi, entro, hanno imparato qualcosa, e quindi su temi di attualità di rilevante interesse politico e sociale. Entro i termini 4 mesi è decorso, non l'hanno fatto, non sono stati capaci di farlo, minimamente. E l'ultimatum è scaduto e l'autorità Garante ha fatto la figura per raccontare, per dirla alla romana, ma assolutamente non siamo dolenti, non siamo riusciti a trasformare in loro la forza necessaria per applicare la propria legalità, il proprio potere. E questo, invece di cianciare o gridare di controviolenza rivoluzionaria con i forconi o con il proprio altro, noi abbiamo apparteniamo ad un'altra storia, che è storia antropologicamente abbastanza recente per la specie umana, ma quando si dice abbastanza recente sono alcuni secoli, a fronte ai 2 milioni di anni che la nostra specie umana conosce come storia e nel quale, e di quale noi parliamo perché abbiamo messo questa povera specie, ha fatto una fatica enorme per arrivare a coprire sul territorio del globo d'acque 1 miliardo di propri componenti. E ci siamo arrivati nel 1830. Poi è successo un po'. Ce n'è un altro 1 miliardo in 70 anni, 2 milioni di anni, per fare il primo, poi in 70 anni semplicemente il secondo 1 miliardo, poi negli ultimi 50 anni, per dire, per 3 volte in 10 anni siamo aumentati di 1 miliardo. Allora si parla dell'ecologismo, del consumo del territorio, tutte quelle cose, l'affollamento, appunto lì, ma questo non si può sapere. Questa roba dovrebbe sapere i ragazzi delle elementari, no? Questi dati, ci sono 2 milioni d'anni, e poi
oggi noi avremmo educato i discendenti, i nostri più giovani, membri della specie umana, antropologica, eccetera. Non sanno nulla, in democrazia, di questo non gli viene detto. Così come non viene detto questo, che lo Stato italiano è manifestamente, indiscutibilmente, in flagranza, quelle che immaginavamo solo per il quarto mondo, il terzo, i poveri neri, quell'altra roba, in flagranza, scientificamente organizzata, flagranza dei reati rispetto ai diritti fondamentali di cui si è costituita l'ONU, la Comunità Europea e l'altro. Quindi noi siamo un po' pazzi. Pretendiamo di essere, noi come siamo, con 74.000 voti riscossi alle elezioni e in maggior parte appunto con i nostri compagni di lotta. Sentite, il fatto che già da 3 giorni, quando hanno saputo dall'aria, c'è un po' da radio radicale, nessuno di voi ha potuto dormire all'audiovisivo, quella notizia è usata, ma questi qua, questi americani per esempio, sono usciti fuori con le nuove elezioni, dal Parlamento, eccetera, siccome non sanno di meglio la parte, adesso tutti quelli usciti dal Parlamento, i loro compagni, i loro amici, stanno a fare un sovrano, stanno a forza per degli obiettivi che sono gli stessi che sono divenuti proprio su questo, delle giurisdizioni di riferimento del nostro Stato. Perché quando si citano alcune condanne che ci arrivano, si citano l'articolo 4, l'articolo 3, l'articolo 6, si riferiscono ai diritti umani tecnicamente intesi e allo Stato di diritto tecnicamente inteso, preciso, non altro. Noi abbiamo anticipato queste cose, oggi sono queste. Solo c'è un problema, che la caratteristica della legalità italiana è che quella vigente non vince mai. Vige, che è la differenza tecnica per i giuristi, che i termini processuali per gli atti processuali, per non ricadere ad essere espulsi, sono perentori per anche quello che è difeso poveraccio dalla difesa d'ufficio, quindi non c'era avvocato, e se ritarda di un'ora la sua difesa è praticamente cassata, non è assunta negli atti processuali, non è esercitata, è fatto di classe patente. E questo, se invece, come sempre, noi abbiamo avuto scontri grossi e termini, che ha portato bene o male alla punizione clamorosa del reato di plagio nella legislazione italiana, un salto di civiltà, e proprio di cui ci dovevamo del fatto che l'imputato, i suoi termini, ma poi per conoscere le motivazioni di una sentenza ci volevano magari mesi e quindi giocavo sulla possibilità di appellarmi, di appello. Questa è la cosa sulla quale diciamo oggi, ma gli altri compagni tratteranno punti specifici. Io sono venerdì in sciopero della fame, ma vorrei dire satyagraha non implica necessariamente lo sciopero della fame, qualsiasi altra cosa, è un modo di vivere, di immaginare, realizzare la propria esistenza con puntualità, con l'aiuto della puntualità, con l'aiuto, diciamo, della progettualità anche individuale, a fini che sono di interesse generale e non unicamente personale. Poi
puoi avere ricorso alla fame, no, meno, ma noi per esempio abbiamo prodotto, credo, un saggio storico, in 6 o 7 in Sant'Andrea per 2 settimane, Sant'Andrea era andare a vedere come imparare a scrivere, a fare la sintesi, a trovare il materiale, ed è la peste italiana. Naturalmente anche se noi faremo nuove edizioni, i ritmi della peste italiana, come peste fascismo, quando ci stava la prima peste italiana, era un paesetto marginale, telegramma, fascismo, la prima, quell'altra volta al mondo intero. Adesso la peste è un po', come dire, dal terzo tempo, perché sentiamo in modo molto chiaro che oggi la nozione stessa della Shoah o dei gulag, le connotazioni che hanno all'epoca, si è creduto, è quello del quale noi siamo a corrente per un solo motivo, se no si sarebbe un cavolo di gulag, che proprio da lì c'è la risposta, la forza non violenta della ragionevolezza, del vigore della ragionevolezza, che non ha bisogno di affermarsi con controvolenza e violenza, e oggi gli alti luoghi della resistenza con la R maiuscola sono i peggiori, sono quelli destinati a essere luoghi di sofferenza, di vergogna per lo Stato, di torture, di stato, tutto quanto, eccetera. E qui c'è la resistenza, ma volteriana, cristiana, c'è la resistenza alternativa a questo Cesare, che devo dire oggi per un anticlericale come sono io, devo riconoscere che è dal lato sinistro del vero, dal lato di Cesare, e dal lato di destra invece c'è quello Vaticano e l'altro, ma credo che non è un caso che queste ore sono tutto il mondo impazzisce. Quando mai sarei dovuto dire ci sono due pontefici che oggi, uno dopo l'altro, dicono le stesse cose. Ma è così, e dicono, adesso quello va a lavare i piedi in l'equivalente di un carcere minorile. Io ricordo che fui sorpreso quando Giovanni XXIII, perché fu lui prima ancora di rendizione del padre del concilio, il concilio indetto, per le feste pasquali andò a lavare i piedi. Quindi qui abbiamo due pontefici che lavano i piedi dei ragazzi, o uno che lo fa, però vorrei anche dire questo e quello, che prima di essere pontefici, poveraccio sembrava proprio un radicale italiano, un po' sospetto come sesta, se ne andava dappertutto a visitare le carceri, come quelli. E beh, oggi siamo qui anche per dire, beh, abbiamo da parte una realtà, diciamo, complice giuridicamente, con le concordate, cioè, ma complice giuridicamente, dicendo, con il Cesare delle catacombe di oggi, cioè il Cesare di oggi, con le catacombe, ma sempre nelle catacombe c'erano gli innocenti e c'erano i torturati, gli assassinati. Beh, allora, lottiamo anche perché se ne parliamo,
controriformista fino a molto alla maggiore in Italia, e ha detto che questi due pontefici in questi giorni sono, si comportano da anticlericali. Io non me ne rendo affatto. L'anticlericalismo ha accompagnato sempre l'erezione delle fedi più solide contro le degenerazioni, perché a Pietro è chiuso, vi detto, Pietro, su questa pietra, significa chiesa insomma, no? Prendete cosa è successo, che poi Pietro, Cesare, l'ha messo in croce subito dopo, insomma, non è responsabile di aver ricostruito dopo la Basilica proprio di Pietro Romano, diciamo San Pietro, ma oggi possiamo semplicemente dire che la storia della religiosità è una storia di antisimonia. Siamo qua. Ah, quindi, dottore, ma vi garantisco che speriamo di aiutare molto i pensieri di altri attuali rappresentanti del genere animale umano, altri di dare forza un po' delle cose che probabilmente sentono. Vorrò sentire le loro famiglie, vorrò sentire della loro vita costante. E questo è grazie quindi all'ormai per 300 personalità, persone che stanno segnalando di essere entrati con noi in fraternità attraverso il digiuno. Il 5 giugno di digiuno, non so come dire, ma dire in fraternità ormai si sa che non è, e lo sanno, hanno preso anche nelle carceri, non è che coincida il fraternità e l'azione non violenta nell'astenersi dal cibo e anche dal bere. Questo non è così, e questa è la nostra forza. Ringraziamo e tanti auguri ai colleghi giornalisti, tanta solidarietà, tanta comprensione, un valore da parte mia, perché conosco e credo molto anche il loro lavoro, la loro vita, poi si sviluppa in questi giorni nel nostro paese e in questi decenni, da parte della riedizione, come da voi forse, del male che credevamo di avere battuto nel mondo. 40, 45, 48 della Roma, e che adesso, sotto le spoglie dei vincitori di allora del male, oggi di nuovo sono spesso al potere e hanno la responsabilità di farci raccontare questo, lo stato criminale, cioè la di criminale tecnicamente, e noi cerchiamo di dar loro la forza per decriminalizzarsi. È questo che noi cerchiamo di fare con le istituzioni, col Presidente della Repubblica, che tra le altre cose, insomma, come me, sono francese, notoriamente una parte dell'Italia sud, sudista, sudice, eccetera, ma lui è un privilegiato, non di noi ha il suo privilegio, le sue condanne, per esempio non sa che io speriamo che lui, come individuo, ma come responsabile massimo magistratura di difesa del diritto nel nostro paese, sia presto processato e indubbiamente condannato, perché sono convinto che è così, per strage, ma non dico quello che dovrei dire, cosa vuol dire condannato per strage, sì, c'è strage della quale lui è responsabile
essere forte, non lo sa, è napoletano, ricorda. Diciamo, secondo la scienza, potenzialmente, e senza troppi preavvisi, 3 milioni di donne e uomini, altri dicono 1 milione, dicono un mezzo napoletano, che vedono per omissione l'attuale Italia avere già organizzato, organizzato con lo strumento di omissione o di sostituzione di azioni, organizzato appunto massacri, anche evidenti, storici, potrebbero passare dai ricordi delle eruzioni pliniane sul Pliniane a quelle napoletane, ma magari napoletane, se ne hanno no. Grazie. Benedetta Testa, segretaria dell'Associazione Dente Cognotto, per i presenti è in distribuzione una prima versione delle ragioni e degli obiettivi del progetto da grande Satyagraha. E io darei adesso la parola a Sergio Delia e successivamente a Mario Staderini. Sì, grazie Elisabetta. No, facevo questa considerazione tra me e me, ero esplicito, pensavo che quando i comportamenti e le cose si caratterizzano per una certa durata, anzi per una durata certa, che è quella non della cronaca, ma di un tempo, del tempo della cronaca, ma di un tempo che è il passo della storia, bene, queste cose, questi comportamenti si connotano anche di una durezza, cioè di una sostanza dura come quella del cemento, e assumono quindi una forma, diventano, quando si dice le cose sono a regime, diventano regime. Il tempo del fascismo, il tempo storico, è stato definito tale, cioè un regime perché è durato con quelle cose, con quei comportamenti, un ventennio. Come altro definire un tempo, quello dell'antifascismo, cioè della Repubblica antifascista, connotata non più dal potere assoluto del monopartitismo fascista, ma dal potere assoluto del monopartitismo di fatto sotto nome di pluripartitismo antifascista, che è quello che noi tecnicamente, ormai è apparso anche nella politologia, chiamata partitocrazia. No, questa breve riflessione, introduzione per dirlo, accennava anche Marco prima, ma io voglio citare testualmente quello che il Comitato dei Ministri del Consiglio l'Europa ha dichiarato, e cioè testualmente, che i ritardi della giustizia in Italia sono causa di numerose violazioni della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo sin dal 1980. Quindi è passato un ventennio, siamo nel pieno, oltre la metà è passato un ventennio e siamo nel pieno, anzi oltre la metà del secondo ventennio. E che tali ritardi, aggiunge il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, costituiscono un pericolo effettivo per il rispetto dello Stato di diritto in Italia. Poi nel 2005 c'è stato un rapporto di un commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Alvaro G. Robles, che denunciava il fatto che in base alle informazioni fornite dall'Italia, generale presso la Corte di Cassazione, circa il 30% della popolazione italiana era in attesa di una decisione. Quindi stiamo definendo un regime appunto che dura così tanto a tempo, che si definisce, si connota per essere antidiritto, antilegalità, anti, come dire, atti costitutivi dell'oro, della comunità internazionale, della comunità europea, della stessa Repubblica italiana. Non è soltanto una questione istituzionale che queste denunce
ormai da tutti condivise, tutti ormai in maniera anche lamentosa ne prendono atto, le riconoscono, salvo poi non fare operare in maniera conseguente, definiscono una grave questione istituzionale, quella dello Stato italiano, cioè di uno Stato di non diritto, di uno Stato non democratico, ma definiscono anche una grande questione sociale, perché un terzo della popolazione italiana che è in attesa di una decisione giudiziaria è una grande questione, forse quella principale priorità del nostro paese, sociale. Ci sono poi 2.000 condanne da parte della giustizia europea nei confronti dell'Italia per i suoi comportamenti che persistono nel non amministrare giustizia e non rispettare i diritti umani fondamentali nelle carceri italiane, ma diritti umani fondamentali anche di coloro che attendono giustizia, che sono, sappiamo, 10 milioni di processi. Di conseguenza il persistere di una realtà istituzionale e sociale dello Stato italiano che appunto ormai sembra che abbia, quando le cose diventano durature nel tempo e dure per la loro consistenza, poi connotano anche un regime che sembra che il regime italiano abbia già accettato e adottato una sorta di flagranza di criminale, di reato nella quale si trova senza nessuna volontà di porre rimedio. E col passare del tempo la situazione si aggrava e quindi sembra senza speranza la possibilità che questa forma delle cose, no, che connota il regime italiano, possa essere semmai un giorno riformato, cioè assuma una nuova. Noi non ci rassegniamo e come abbiamo fatto tempo fa, tre anni fa, con un altro satyagraha, quello che poi ha prodotto l'analisi, direi quasi microscopica, nei dettagli del regime, dell'infame regime sessantennale italiano, bene, oggi inauguriamo con questa iniziativa un nuovo, speriamo, ci auguriamo, grande satyagraha per il ripristino, tentativo di ripristinare il nostro paese in un minimo Stato di diritto, Stato democratico e di legalità. L'obiettivo di questo grande satyagraha non è soltanto quello di denunciare, ma a partire anche da questo dato strabiliante che viene dai luoghi dove uno non penserebbe mai si potesse concepire una resistenza civile, democratica e non violenta come quello che noi verifichiamo nelle carceri italiane. Le carceri italiane che sono i luoghi un po' eredi di quelle carceri che nel pieno del regime nazista e fascista in Italia e in Europa fruttarono attraverso Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, il grande manifesto appunto di Ventotene, di prefigurazione di una riforma, cioè di un superamento della forma di quel regime allora fascista, di una riforma federalista, antinazionalista, non soltanto dell'Europa ma dei paesi membri della comunità europea. Poi le carceri e la comunità penitenziaria sono eredi di questa tradizione. L'obiettivo specifico di questo satyagraha è quello di interrompere appunto la flagranza di reato di uno Stato che viene condannato 2.000 volte dalla giustizia europea, 2.000 volte di condanno, significa essere trattato e configurato tecnicamente proprio come un delinquente professionale, per l'irragionevole durata del processo, certo, ma anche perché per come si sopporta nelle carceri. Qui c'è un altro obiettivo specifico del nostro Stato, perché c'è un ultimatum lanciato nel gennaio di quest'anno dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo
passati ormai 2 mesi, rimangono 10 mesi, perché la Corte Europea ha detto entro dicembre del 2013 lo Stato italiano, il governo italiano, il Parlamento italiano devono rimuovere le cause strutturali che provocano che cosa? Il fatto che il nostro Paese sia condannato ancora ripetutamente negli anni per violazione di diritti umani fondamentali. Quindi questi sono gli obiettivi specifici all'interno di questo grande satiagrafo, cioè satiagrafo che ci auguriamo sia grande, ma confidiamo anche sull'esempio mirabile che giunge dalla comunità penitenziaria. Quindi adesso la parola a Mario Stagherini, segretario di Radicali Italiani. Grazie Elisabetta. La questione credo che si pone con, a partire anche da, da questo satiagrafo, quella che cerchiamo anche di descrivere indipendentemente da quelli che sono i singoli aspetti specifici, cioè quella di uno Stato, di istituzioni che in realtà di fatto da una parte vedono i loro vertici spersonalizzarsi, abbiamo sentito da Sergio richiamare quanto detto dai presidenti della Corte di Cassazione, oppure pensiamo a Claudius Voci del Presidente della Repubblica o quelli dei nuovi presidenti arrivati. Dall'altra abbiamo però lo stesso Stato, le stesse istituzioni che costringono i loro rappresentanti, i loro uomini a commettere dei crimini, a commettere dei delitti, a violare i diritti umani. Beh, credo che non sia poco significativo il fatto che i primi a aver trovato i radicali come compagni di strada in questa lotta siano stati proprio i funzionari dello Stato che lavorano nelle comunità penitenziarie, quindi parliamo degli direttori delle carceri, parliamo degli agenti penitenziari che proprio loro paradossalmente sono quelli che sono stati i primi anche a comprendere l'importanza di un provvedimento come quello dell'amnistia che gli consentirebbe di interrompere quelli che loro stessi sanno essere delle violazioni dei diritti umani. Ma lo stesso finalmente, dopo che Rita Bernardini li ha sollecitati per anni, si sono svegliati altri funzionari dello Stato, però ecco a livello individuale i 2 magistrati di sorveglianza che hanno posto alla Corte Costituzionale una questione molto semplice. Caro Corte Costituzionale, può lo Stato con il suo ordinamento e con la sua inerzia costringermi a commettere la violazione di un diritto umano spedendo nelle carceri che io so come sono nuove persone e nuovi detenuti? Ecco, credo che questo aspetto sia un aspetto che da una parte mette al centro, codifica meglio la questione che viene posta, e la questione appunto che prescinde quasi dall'aspetto solo del carcere, ma che attiene a una realtà politica che è la realtà di uno Stato che costringe i propri funzionari a violare i diritti umani dei cittadini per i quali, al servizio dei quali quei funzionari devono essere. E lo stesso vale sotto altro profilo per gli organismi internazionali. Quando il Comitato dei Ministri, il Consiglio d'Europa dicono quello che dicono da 30 anni sull'Italia e non traggono le conseguenze necessarie, non sanzionando lì come sarebbe necessario lo Stato italiano, al tempo stesso fanno quello che fa il Presidente della Repubblica, quello che fanno le cariche e le istituzioni dello Stato, che mettono Claudius Voci. E allora, la questione che Marco, magari per delicatezza, non ha posto, ma che invece va richiamata, è che nella necessità di informare e far conoscere agli italiani le ragioni alla base di questa situazione, di farli conoscere con possibilità di grande ascolto, beh, c'era anche indicato e c'è anche indicato il leader Marco Pannella, oltre che i 16 radicali, quale proprio persona che sarebbe da un certo punto di vista necessaria affinché gli italiani possano effettivamente prendere cognizione di un tema che è ritenuto di interesse, di rilevante interesse politico e sociale, proprio perché è questione sociale che riguarda milioni e milioni di persone in Italia, quel 30% a cui faceva riferimento Gene Roberts. E allora il punto è proprio questo: l'assenza di conoscenza, l'assenza di approfondimento, l'assenza delle possibili soluzioni per quello che è un problema pluritrentennale italiano, cioè che se non funziona la giustizia non funzionano, non sono garantiti nessuno dei diritti previsti
dalle leggi, dalle costituzioni, l'assenza di questa conoscenza permette, anzi determina, copre l'assenza di affrontare questo problema, questa questione sociale da parte della politica. E allora questo è un tema che non riguarda, che non interessa, che non può riguardare gli italiani. Allora faccio uno spunto. Oggi abbiamo avuto la notizia del processo Meredith, non so neanche bene come è definito. Io mi sono ritrovato sul Corriere.it che fino a un'ora fa le prime sei notizie erano il processo Meredith, il processo Scalzi, la morte di un 84enne, non so in base a che, da parte di un altro vecchietto, un nuovo omicidio misterioso a Perugia, il soffocamento di un neonato, poi hanno aggiunto un'uccisione sulla base di un film horror fatto in Gran Bretagna e per ultimo la morte di due alpinisti su una valanga e uno stupro di gruppo ai danni dell'italiana ammalata. Queste erano le prime 6, 7, 8 notizie di Corriere.it e i TG oggi nazionali si sono occupati esclusivamente di queste vicende. Mancava solo Elisa Craps e arriva. Allora, dopo che in tutti i siti internazionali la prima notizia era il caso dell'annullamento del processo di Meredith. Allora, per curiosità, sono andato a vedere quali erano i commenti dei lettori stranieri su questi siti internazionali. Allora, escludiamo il caso americano, che sono quei vuoti, però prendendo ad esempio il Guardian, l'Independent, cioè giornali britannici che non sono, diciamo, il Sun, allora i commenti, le centinaia di commenti dei lettori stranieri su questo avvenimento in Italia erano i seguenti. Il primo: e la falsa continua, giusto appena in tempo per mostrare quanto corrotto e incompetente è il sistema italiano. E di nuovo, questo è il sistema, tra virgolette, della giustizia italiana, così per favore non aspettatevi una decisione finale della nostra, diciamo, nel nostro lifetime, nella nostra vita. Praticamente lo sanno già i loro lettori, sono i loro lettori più dei nostri a sapere questo. E ancora, l'Italia è rinomata per avere un terribile sistema giudiziario, miliardi di euro spesi, sprecati inutilmente, senza avere nessun riguardo per le tasse che pagano gli italiani. L'Italia, peraltro, ha il maggior numero di avvocati rispetto ai paesi europei. E poi ancora, non è possibile ancora avere alcuna fiducia nel sistema della giustizia italiana, che sembra più attento a salvare la propria faccia rispetto e coprire il discredito che l'attività investigativa italiana comporta. E via dicendo, erano centinaia di commenti. Allora, questo dimostra come quanto fuori è noto, è rinomato, e che in Italia magari è semplicemente quanto si dice al bar, a tavola, quando qualcuno si ricorda o ha avuto un problema con la giustizia, non riesce ad avere una conoscenza che non ha su questo tema come su tutti gli altri, che posso dire i radicali e Marco Pannella in particolare, in questi decenni hanno portato avanti da soli, dal debito pubblico a altro. Io ricordo che a scuola facevo sempre il tema d'attualità d'italiano, perché tanto ascoltando Pannella avevo, diciamo, l'aggiornamento migliore, che stupiva qualsiasi professore, visto che non ne avevano mai sentito parlare. Ecco, credo che questa sia la scommessa e la sfida per cui centinaia di cittadini sono adesso impegnati in questa iniziativa non violenta, e spero veramente che sia una sfida che altri, non solo i radicali, vogliono porre. Grazie, adesso la parola a Irene Testa, poi l'intervento conclusivo di Novia. Grazie. Ma in questi giorni sento spesso che viene detto: ma adesso i radicali sono fuori dal Parlamento, devono ricostruire la battaglia sulle carceri, si fa, si deve ricominciare da capo. No, io credo che la nostra lotta sulle carceri debba proseguire proprio perché abbiamo visto, e perché, come spesso diciamo, non possiamo omettere, far finta di non aver visto quello che Rita Bernardini, e anzi soprattutto grazie al lavoro che Rita ha fatto nella passata legislatura, che ha consentito il deposito di tantissimi atti di sindacato ispettivo e che credo possano essere e debbano essere riutilizzati da questa
se questo Parlamento riuscirà, come dire, a lavorare. E, noi abbiamo visto nelle carceri, che ormai ce lo ripetiamo alla nausea, ma sembra che tutto rimanga un po' tra di noi, e giusto per gli addetti ai lavori, le carceri che sono, certamente è banale dire la vergogna del nostro paese, ma come dire, troviamo dei luoghi dove le persone in realtà, cioè delle carceri che sembrano quasi dei manicomi, dove in questi istituti l'80% della popolazione detenuta è una popolazione che spesso ha dei problemi psichiatrici o che è in cura con psicofarmaci, ma magari non è seguita perché gli operatori non sono sufficienti, quindi spesso in molte strutture c'è uno psichiatra che fa visita a 30 detenuti in un mese, ma ha soltanto 2 ore a disposizione. Credo che queste ore non servano neanche a fare una diagnosi, forse neanche a prescrivere una cura per queste persone, questo per far capire come poi là dentro non funziona nulla, o quando giriamo abbiamo girato per alcuni istituti dove abbiamo visto detenuti sdraiati nei letti che non avevano neanche la forza di potersi alzare e che se la facevano addosso perché avevano dei problemi ma non avevano l'assistenza e quindi erano gli stessi detenuti a doversene occupare. O la fame e la povertà in tutti i sensi, detenuti stranieri che non hanno i mezzi neanche per potersi comprare i generi di prima necessità e che quindi spesso l'amministrazione non riesce neppure a passare. Io credo che appunto di fronte a tutto questo scempio, quindi che è una questione ovviamente di diritti e non di pietas e del fatto che non ci piace che queste persone non vengano trattate come esseri umani, ma perché riteniamo che abbiano dei diritti, noi sicuramente, cioè, proseguiremo questa lotta. Questo satyagraha credo in questo momento sia molto opportuno proprio per tenere alta questa bandiera e fare in modo che questo Parlamento consideri questo tema come un tema centrale, un tema importante da portare avanti. Per alcune cose che si sono sentite, partendo anche dall'intervento della Presidente della Camera dei Deputati, sembrerebbe che qualche seme positivo ci sia, si spera che questi possano anche germogliare quanto prima e che appunto possano sfruttare tutto il nostro lavoro e il bagaglio che noi siamo in grado di apportare su questi temi. Grazie Irene, adesso la parola a Maurizio Tucci. Sì, grazie. A conclusione di questa conferenza stampa che vuole dare il tono a questo grande satyagraha, arricchito anche da uno sciopero della fame che per me era iniziato 6 giorni fa, 300 militanti alla mezzanotte di domenica, mi pare di poter cogliere un segno nuovo, un'approssimazione successiva che arricchisce quella che è la lotta per lo Stato di diritto, la democrazia e la giustizia in questo Paese, che vede all'Italia di Marco Pannella iniziare a combattere già all'inizio degli anni 60, quando in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario si presentarono davanti al Palazzaccio di Roma con lo striscione giustizia giusta. Da allora sono passato mezzo secolo di lotte, c'è stato il passaggio referendario grazie a Enzo Tortora, grazie alla vicenda di Enzo Tortora, alla sua disponibilità di essere un protagonista della lotta per la giustizia e lo Stato di diritto in questo Paese, che fu colta attraverso il referendum Tortora per la giustizia giusta dai cittadini di questo Paese e dal conseguente tradimento da parte del Parlamento. Da allora c'è stato sempre un rincorrersi di deplorazioni, di prese d'atto che arrivano fino al 2011 con la denuncia di una prepotente urgenza da parte del Presidente della Repubblica, direi per finire a 30 anni di condanne da parte
della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o alla presa di posizione alla fine degli anni Ottanta del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ritennero dover porre pugno di ferro, direi, rispetto al caso Italia, denunciando che la lentezza delle procedure giudiziarie, civili, penali e amministrative mettevano in pericolo lo Stato di diritto. Ecco, con questo Satyagraha, attraverso approssimazioni successive nella lotta, che ci hanno portato infine a riconoscere nel trittico amnistia, giustizia, libertà, una sintesi di queste lotte, oggi siamo qui a rilanciare col grande Satyagraha, che richiama coloro che sono tenuti a far rispettare la legge, che non solo non l'hanno rispettata, ma l'hanno violata nel corso dei decenni, in particolare negli ultimi anni, a denunciare queste istituzioni per le responsabilità che gli sono proprie. E quindi dal Presidente della Repubblica ai membri dell'Agenzia sulle comunicazioni, la lotta non violenta radicale, oltre ad arricchirsi di ulteriori denunce rispetto a fatti ormai oggettivi, riconosciuti, deplorati, sanzionati dalle istituzioni, si arricchisce di un nuovo momento, che è quello di battere e combattere contro queste istituzioni che negano la loro stessa propria legalità. Quindi, come dire, questo fronte vecchio arricchito di nuove ragioni, nuovi obiettivi, oggi con questo sciopero della fame segna il punto di svolta di arricchimento. Da oggi, diciamo che i connotati della lotta radicale, radicalizzandola appunto in questa denuncia, che vede come sempre partecipe innanzitutto la comunità penitenziaria, perché punta dell'iceberg, un iceberg che si chiama mancanza di diritto, mancanza di Stato di diritto, mancanza di democrazia in questo paese, non solo, perché abbiamo denunciato da anni attraverso un'analisi molto approfondita, la peste italiana ormai ha dilagato anche in Europa, ed è probabilmente solo attraverso il ripristino della legalità in questo paese che forse potremo anche tentare di debellare quella peste italiana che dilaga in Europa e non solo. Nei prossimi giorni, giovedì, c'è un fatto nuovo rispetto a una tradizione d'altro segno e altro senso anche, per cui il Papa Francesco andrà in carcere a lavare i piedi a dei giovani detenuti. Speriamo di riuscire a incardinare una interlocuzione che porti anche le autorità vaticane ad essere compartecipi di questa lotta, come in passato lo sono già stati, come anche in altre occasioni hanno visto intanto i cappellani delle carceri partecipare pienamente in concomitanza con gli obiettivi. Grazie, io non so se ci sono ancora giornalisti. Hanno fatto i rispondere alle domande dei giornalisti. Ci rifiutiamo. Altrimenti ci sono molto che non conosco. Non so se è giornalista. Giornalista Rai. Va bene, grazie. Quello vuole fare le domande, ma rispondo. Sono due. No,
Non ci provare. Come stai, eh? Bene. A fare il sorcio, la sorcia.